La crisi della Silicon Valley Bank sta avendo un impatto significativo sui mercati finanziari globali. Ma quali sono i rischi che dobbiamo affrontare? Se l'effetto domino della crisi dovesse diffondersi all'Europa, come potrebbe influenzare la nostra economia? Quali sono le possibili soluzioni che gli esperti di economia stanno proponendo per evitare una situazione di instabilità finanziaria su scala globale? Per rispondere a queste ed altre domande, siamo andati a trovare Roberto Cellini, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Catania. Le cause della crisi della Silicon Valley Bank sono radicalmente differenti dalle cause che hanno portato alla crisi degli intermediari finanziari nel 2007-2008, per intenderci Lehman Brothers. E in quell'occasione tutto nacque dai mutui subprime, cioè le banche avevano concesso mutui a bassissimo costo a famiglie che non si sono potute permettere di ripagare i mutui, e quindi il fallimento delle banche è avvenuto sostanzialmente perché ha trovato crediti inesigibili. Qui invece per la Silicon Valley Bank la situazione è radicalmente diversa. L'origine della crisi risiede nel fatto che si sono innalzati i tassi di interesse e quindi sono stati emessi titoli che rendevano maggiormente. Pertanto molti depositanti, cioè molti in particolare imprese che avevano ottenuto fondi di venture capital e che li avevano depositati in conti correnti presso la Silicon Valley Bank, conti correnti che rendevano bassi i tassi di interesse, hanno trovato conveniente ritirare i depositi per impiegarli in titoli, ad esempio di Stato, sempre sicuri, ma che rendevano in quel momento di più, e quindi c'è stata una corsa agli sportelli per prelevare i depositi. Tutte le volte che c'è una crisi bancaria questo ha delle conseguenze, potenzialmente sulla stabilità dell'intero sistema, nel senso che la banca stessa è creditrice verso altre istituzioni, nel momento in cui fallisce non riesce ad onorare i suoi impegni e questo può causare problemi nei bilanci di chi aveva prestato soldi alla banca che va in fallimento. Quindi c'è un problema di ordine sistemico e naturalmente un problema di potenziale disponibilità di fondi laddove il finanziamento bancario sia significativo. L'effetto domino è un pericolo potenziale sempre. In questo caso i legami tra la Silicon Valley Bank e le banche, diciamo, europee sono legami molto labili, quindi non c'è un rischio di effetto domino e contagio diretto che origina dalla crisi di Silicon Valley Bank. C'è però piuttosto una preoccupazione diffusa sulla stabilità degli intermediari finanziari che ha dato origine agli episodi che per esempio hanno riguardato Credit Suisse. Non è che Credit Suisse avesse dei legami con Silicon Valley Bank, però non è casuale che la crisi di Swiss Bank sia avvenuta pochi giorni dopo. È stata innescata sostanzialmente dal clima di preoccupazione generale innescato da quella crisi, che ha riguardato banche che erano in situazioni come la Swiss Bank di difficoltà niente affatto legate a Silicon Valley, ma legate ad altre dinamiche. Quando naturalmente scoppia la paura per la stabilità dei sistemi finanziari, c'è una paura diffusa che può mettere in moto meccanismi di corsa agli sportelli o di situazioni di crisi. C'è una normativa molto chiara che è cambiata qualche anno fa relativamente alla protezione dei consumatori. I depositi, come sappiamo, sono assicurati nell'Eurozona fino ad un ammontare pari a 100.000 euro. Negli Stati Uniti sono assicurati per un ammontare anche maggiore, 250.000 dollari. Chi deposita nelle banche quindi non corre particolari rischi. Un po' più rischiosa è la situazione degli azionisti e degli obbligazionisti, specialmente le obbligazioni subordinate. Voglio dire, un consumatore deve essere sempre attento a scegliere una banca che sia solida e l'attenzione è dovuta e tanto maggiore quanto più rischioso è lo strumento di investimento. Quindi quando una compra azioni bancarie deve sapere che queste presentano il rischio maggiore, nel senso che se la banca ha poi dei problemi, i primi a pagare sono gli azionisti. In secondo luogo gli obbligazionisti. Sono tanti tipi di obbligazioni, alcune più garantite di altre, ovviamente tipicamente quelle meno garantite sono anche quelle che danno il tasso di interesse più elevato, quindi quando si va in banca e si fa un investimento finanziario è sempre opportuno ricordarsi che i titoli che hanno un maggiore rendimento tipicamente sono anche quelli più rischiosi. A seconda della propensione al rischio che noi abbiamo, ci conviene prendere titoli che hanno rendimenti più alti, sapendo, essendo consapevoli che però hanno anche un rischio di insolvenza maggiore, oppure titoli che hanno rendimenti più bassi, che tipicamente sono associati a rischi minori. Quindi attenzione alla banca presso cui si va e attenzione soprattutto allo strumento finanziario sul quale si impiegano i propri risparmi.